Il mercato di promozione sta entrando nel vivo, il Serino ha chiuso per l'arrivo dell'esperto Alessandro Manco, giocatore di assoluto valore che vanta diversi trascorsi anche in D con le maglie di Pomigliano e Viribus Unitis. È il primo colpo ad effetto del direttore sportivo Generoso Guarino, l'uomo mercato dei serinesi è pronto infatti a regalare altri due elementi di spessore al tecnico Gargiulo. Al momento però i nomi restano top secret. Triplo colpo dell'FC Avellino che ha raggiunto gli accordi con il centrocampista Antonio Musto, il difensore Brian Penna e l'esterno Luigi Carpenito. Musto arriva alla corte di spiga dal Montesarchio con cui è stato protagonista lo scorso campionato. Ha iniziato la carriera con le giovanili del Napoli, poi è passata alla Roma di Vincenzo Montella dove ha completato la trafila tra i giovani. Passa all'Avellino nell'anno della promozione in Serie B per poi essere ceduto in Serie D al Torrecuso. Il difensore Penna invece arriva dall'Ispanica, società da dove ha raggiunto anche l'attaccante parmigiano e di cui è stato il capitano nelle ultime stagioni. In passato ha giocato nel Solofra in eccellenza e promozione. L'esterno di Montemiletto infine, classe 1997, proviene dalle giovanili dell'US Avellino. Nel frattempo smentito ogni interesse della Virtus Avellino per i tre gioielli del San Tommaso, Tornatore, Ripoli e Giannattasio.